Resident Evil 4 Remake è l'ultimo rifacimento della saga di survival horror di Capcom. Uscito da pochissimo, è stato già annunciato il DLC della modalità mercenari e ha rappresentato il miglior lancio del franchise per l'azienda nipponica. Ecco le nostre conclusioni in questa video recensione, dopo averlo giocato per intero su PC tramite Steam. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiocitalia.it trovate la recensione in forma scritta e moltissimi altri testi su Resident Evil 4. Buona visione! Dal punto di vista della storia, il brand di Resident Evil col tempo è diventato sempre più complesso e intricato, riuscendo a costruire un filone narrativo ricco e polposo, capace di attirare estimatori da tutto il mondo. Non senza abbandonare però quell'alone da B-movie degli anni 80-90, che lo rende comunque scanzonato e caciarone. Soprattutto in alcuni dei momenti iniziali ci siamo resi conto che l'atmosfera che ricordavamo dal titolo giocato su GameCube non ci fosse più. Tutto lascia spazio a un clima più pesante e a situazioni davvero terrificanti. Il primo incontro di Leon con i Ganado ci immerge nell'orrore adrenalinico del timore di affrontare le spaventose creature spuntate fuori dai meandri più oscuri dell'inferno. Tutto impostato per attanagliare il cuore del giocatore con la paura dell'ignoto, avvolgendolo nella solitudine più totale. Le modifiche fatte da Capcom a Resident Evil 4 sono un toccasana, soprattutto per molti dei dialoghi dei protagonisti e antagonisti, ma la base non cambia. Il lavoro sulla scrittura generale non sacrifica mai quella teatrale pazzia di alcuni dei momenti più iconici della storia. Tuttavia la parte narrativa di Resident Evil 4 Remake non è né carne né pesce, è piena di momenti al cardiopalma e altri più noiosi. Alcuni a tinte horror e altri che sembrano presi da un classico sparatutto, altri ancora per essere critici anche evitabili. Ma nel complesso tutto funziona e anche discretamente, sebbene questa montagna russa narrativa ci fa pensare che non abbiano voluto usare abbastanza. Resident Evil 4 è un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni nel panorama horror videoludico, ma sono passati 18 anni dal suo rilascio e all'epoca è stata una grande sfida passare dal gameplay di Resident Evil 2 e 3 al 4. Lo stile di gioco più action dell'originale è stato preso come fonte di ispirazione da giochi molto importanti per la community videoludica, che lo hanno poi rinnovato, come Gears of War, The Last of Us e Dead Space. Adesso il fulcro di quel gameplay è stato estratto per creare attorno qualcosa di più moderno e fruibile. Il risultato è stato eccezionale. Il gioco originale è stato ricostruito da zero, e ciò ha permesso agli sviluppatori di creare un sistema di gioco più coerente, studiando i difetti della prima versione e provando a eliminarne il più possibile. La prima meccanica che balza all'occhio è la possibilità di contrattaccare con un coltello. Questo permette al giocatore di non temere i nemici che sono troppo vicino e di respingerli indietro con un rapido fendente, almeno fin quando l'arma è integra. Noi non l'abbiamo utilizzata molto, in quanto già il nuovo sistema di movimento permette al giocatore di mantenere la mira sui nemici pur muovendosi dove si vuole. Il coltello però torna molto utile nella fase stealth. I Ganado non sono per niente svegli e camminando acquattati gli si arriva facilmente alle spalle per eliminarli con facilità. In Resident Evil 4 Remake siete da soli contro il mondo. Ogni singola risorsa importante non va sprecata. Ogni nemico cercherà di farvi la pelle inseguendovi fino alla morte, quindi per non sprecare munizioni è sempre preferibile ucciderne il più possibile in modo silenzioso. Se non potete farlo, allora sparate nei punti strategici e finiteli a terra con il coltello quando cadono, o con uno dei possenti calci di Leon. Il mondo di gioco è inoltre disseminato di trappole, sia per orsi che esplosive. Lasciate che i vostri nemici cadano nelle loro stesse trappole, oppure sparate alla mano di uno dei Ganado con la dinamite. Il risultato vi piacerà. A volte è meglio farsi inseguire raggruppandoli tutti in un punto e poi sparare ad un barile incendiario vicino per eliminarne il più possibile con un solo colpo. Una delle cose che non ci è piaciuta invece del gioco è l'intelligenza artificiale nemica. Nella modalità assistita è una scampagnata, sparate dove preferite, tanto moriranno con facilità, e a dirla tutta sembra non abbiano neanche voglia di correre troppo. Nella difficoltà normale, quella da noi affrontata, basta sfruttare i metri di distanza in cui rallentano per riuscire a eliminarli con due o tre colpi in testa, anche con un colpo di pistola e un calcio se siete fortunati. Alla difficoltà più alta, ma non parliamo di quella sbloccabile dopo aver completato il gioco, sono molto resistenti. Non vi basteranno quasi mai le munizioni, e anche le risorse in giro saranno nettamente limitate.
Avremmo però preferito una rifinitura anche nell'intelligenza artificiale dei nemici, che come suggerisce il nome sono praticamente solo bestiame, ganado in spagnolo, e pensano solo ad attaccare a testa bassa. Tutt'altro accade con i nemici di stazza superiore. Le battaglie con i boss sono sicuramente i momenti del gameplay che abbiamo preferito in assoluto in Resident Evil 4. Ognuna di loro vi metterà contro un particolare nemico con capacità e peculiarità che lo rendono unico o quasi, anche tra le mostruosità che sarete costretti ad affrontare. Avendo avuto la possibilità di giocare il titolo su PC, ci siamo divertiti sperimentando le varie opzioni tecniche offerte da Resident Evil 4 Remake. Già nel 2005, soprattutto per quanto riguarda la versione GameCube, Resident Evil 4 ha segnato un'importante svolta evolutiva del comparto tecnico del brand videoludico. Si abbandonavano i modelli poligonali dei primi tre capitoli della serie e dei capitoli spin-off come Code Veronica, e si adottava una formula più realistica in stile Resident Evil 0. Rispetto alla semplice versione HD Remaster, questo remake è stato ricostruito da zero tassello per tassello, per offrire al pubblico il miglior prodotto possibile, e per quanto ci riguarda, l'impatto grafico ci è sembrato impressionante, sia per la qualità che per l'immersione. Sfruttando appieno il motore grafico Resident Evil Engine, il risultato offre un prodotto fedele all'originale, ma rinnovato in tutto. Il ray tracing offre giochi di luce di alto livello che ci ha aiutato a godere del titolo, già bello alla vista, ancora di più. La differenza visiva col ray tracing attivo è dunque molto evidente. Per privilegiare maggiormente le performance, abbiamo preferito giocare il titolo con impostazioni grafiche non al massimo, ma vi garantiamo che il senso d'orrore e desolazione coinvolge di più se concedete un po' più di RAM alla grafica. Si lascia comunque giocare bene su una scheda video Nvidia RTX 2070. Uno degli aspetti che abbiamo amato di Resident Evil 4 Remake è il doppiaggio in italiano. Non era presente durante la versione del 2005 e nella serie horror di Capcom abbiamo aspettato un po' prima di averlo. I doppiatori sono tutti molto bravi e ci hanno permesso di appassionarci ancora una volta a una storia che abbiamo già apprezzato. Impeccabile soprattutto è stato il lavoro di Alessandro Rigotti, la voce di Leon, ma ci ha stupito anche l'artista che ha prestato la voce al personaggio più iconico di Resident Evil 4, il Mercante. Qualcuno di voi lo conosce per il ruolo di Vegeta in Dragon Ball, stiamo proprio parlando di Gianluca Iacono, doppiatore che abbiamo anche avuto il piacere di intervistare su questo canale. Vi consigliamo di recuperare l'intervista. Diciamolo francamente, l'originale Resident Evil 4 non aveva davvero bisogno di un remake. Giocato nella sua versione HD sa essere ancora oggi un titolo divertente e appassionante, eppure non è possibile non apprezzare Resident Evil 4 Remake. Seppur riteniamo che attualmente il miglior capitolo della serie dei rifacimenti resti ancora Resident Evil 2 Remake, per atmosfera e vera innovazione rispetto all'originale, Resident Evil 4 Remake non sa essere così tanto da meno, dimostrandosi come una testimonianza vivente di come Capcom abbia lavorato negli anni per offrire al pubblico un gioco non solo perfezionato, ma realizzato al massimo del suo enorme potenziale. Consigliato a tutti gli amanti degli action, degli horror e dei Resident Evil, ma soprattutto a chi non ha avuto la possibilità di provarlo all'epoca e sta cercando di avvicinarsi alla serie. Nessuno rimarrà deluso. Anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Resident Evil 4 Remake. Un saluto e alla prossima!